Ciao a tutti, sono Chiara Letizia, un saluto a tutti gli amici di MV Radio e a tutti gli amici che seguono Happy Hour naturalmente. Io oggi sono felicissima di essere qui con loro a presentare il mio nuovo EP che è uscito lo scorso novembre. Sto lavorando a un sacco di canzoni nuove, sto preparando tutto il disco, intanto beccatevi questo piccolo assaggio di questi quattro pezzi e spero di vedervi presto tutti on the road. Rock on! Puoi farlo anche in inglese, Chiara, visto che tu hai un audience molto internazionale. Of course. Hi everyone, this is Chiara Letizia. I'm very happy to be here with all my friends from MW Radio and Happy Hour, the show. I'm so very happy and excited to have finally released my first EP and I can't wait for everyone to listen to the full album. I'm working on very, very cool new songs with tons of guests. It's gonna be amazing, so I hope you enjoy the EP so far. And I can't wait to see you on the road. Nel backstage di Happy Hour, un breve backstage, perché appunto ci raccontava Chiara Letizia che ha vissuto tantissimo all'estero, divisa fra Giappone e Stati Uniti, e hai lavorato con i Nightwish. Sì, abbiamo avuto la fortuna di suonare, di aprire i concerti per loro a Pechino e Shanghai in Cina, e devo dire che è stata un'esperienza bellissima assolutamente. Vabbè, al di là dell'onore e anche un po' della FIFA. Perché ci si sente davanti a un gruppo così? No, te ne rendi conto? Te ne rendi conto? Forse al momento, io mi ricordo, stavo per salire sul palco, oltretutto avevano tenuto le porte, era gennaio, tanto per capirsi, faceva un freddo pazzesco, non riuscivo a togliermi il cappotto perché faceva molto molto freddo. Mi ricordo, loro erano nel loro camerino, però c'era comunque il loro management lì così che mi fa welcome to Siberia perché faceva un freddo pazzesco, e lì in quel momento ho detto sto per aprire un concerto dei Nightwish, e allora lì c'è stato un momentino un po' di paura, c'è stata? No, è adrenalina, hai un attimo di sbandamento, dici, in cui dici ma mi dimenticherò le canzoni, mi dimenticherò i testi, cioè cose che ho scritto io, ma no. In realtà no, poi vai un po' in automatico. Però sì, più che altro quando poi ho visto che c'era qualcuno dei Nightwish lì sotto il palco a vedere lo spettacolo, lì c'è stato un momento di cose, infatti ho detto ok, lì mi stanno guardando. Guardiamo dritto, non li ho più guardati perché altrimenti. Ma loro come sono? È vero che più sono grandi più sono umili? Sì, no, ma sono persone tranquillissime. Ma devo dirti la verità, la maggior parte dei miei colleghi sono persone tranquillissime. Adesso ero a Londra ero ospite, diciamo, dei D-Lane, gruppo olandese, insomma, anche loro molto conosciuti nella scena, che hanno fatto un concerto con i Within Temptation. E abbiamo passato la domenica insieme a bere birra, a divertirci. Sono tutte persone molto tranquille, devo dire che non c'è qualcuno in particolare che posso dire mi ha colpito in maniera negativa, no? Tra i molto, molto famosi, anzi, Dream Theater, per esempio, sono persone molto, molto tranquille. Evviva i grandi che sono umili. Ma è così. A dispetto di qualche montato del talent, no? Sì, beh, ma sai, secondo me in effetti ti rendi conto. No, un'altra persona molto umile, in effetti, che ho conosciuto, famoso, ma come persona che lavora, diciamo, dietro le quinte, George Marino, che per tanti magari il nome non dice molto, in realtà lui ha masterizzato come ingegnere del suono i dischi di Guns N' Roses, gli AC/DC, il Black Album dei Metallica, ha fatto Whitney Houston e tutti i Bon Jovi, i più grandi del mondo, ed è una persona, tra l'altro purtroppo è mancato qualche anno fa, ma è una persona che ogni volta che mi vedeva un abbraccione, la pacca sulla spalla, lì anch'io molto molto tesa quando l'ho conosciuto la prima volta, perché dici caspita, questo comunque lavora con dei grandi. E invece la persona più tranquilla del mondo, lì veramente anche lì ho avuto un pensiero, ti rendi conto che
più sono grandi, più sono al top, più sono tranquilli, umili. Ma io ho una domanda da farti. Visto che appunto tu scrivi anche di musica, perché sì, insomma, quindi sei anche esperta di musica, io da profana ti dico, ma il metal ha veramente tantissime branche, e c'è il power metal, e il death metal, e il symphonic metal, ma quali sono le differenze? Oh, domandona da un miliardo di dollari. No, allora, chiaramente ci sono appunto tantissime differenze. C'è il metal sinfonico, quando si parla di sinfonico, tanto lo dico proprio in maniera spiccia, dove ci sono molte orchestrazioni, quindi appunto che poi molte volte sono campioni, non tutte le band purtroppo possono permettersi di avere un'orchestra vera e propria che suona lì, purtroppo, perché ha dei costi abbastanza interessanti. Però appunto sinfonico perché appunto c'è questa componente, poi c'è il prog, il power e basta, poi c'è il nu metal, guarda, sono veramente sono veramente tantissime. Allora, e c'è sempre bisogno di classificarle secondo ma te? Ma sai, io penso che, allora, parlando per me, a me piace poco classificare la musica, mettere la musica in uno scompartimento, in una scatola. Io dico anche con le persone, ma non mettete mai le persone in una scatola, no? Non mettete la musica, l'arte in una scatola, perché è limitante. Il problema però qual è? Che capisco anche il ragionamento della casa discografica, che deve piazzarlo su uno scaffale dei pochi negozi di dischi che sono rimasti, o comunque diciamo sui mercati digitali. Quindi la definizione serve per far capire sia la casa discografica, il target della propria audience, insomma, in questo senso, e anche magari per l'ascoltatore dice, a me piace quel genere, cosa c'è di quel genere, come sfogliare una quindi una per semplificare la vita, insomma, alla gente, diciamolo così in modo prosaico. A me però piace poco, perché lo trovo molto 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 limitante. Ma e quindi il tuo genere, se proprio dovessi classificarlo, cosa diresti? Vabbè, io direi heavy metal puro, però comunque con una componente di voce femminile che canta, il mio cantato è abbastanza pop, alla fine sì, è vero, aggressivo, ho fatto power sinfonico per tanti anni. Però quindi diciamo heavy metal con melodia. Con melodia, sì. Può essere questa. Heavy metal con melodia. E noi di Happy Hour abbiamo trovato anche la classificazione della musica di Chiara Letizia. Sei contento, Marco? Assolutamente. Ma tu invece che metal preferisci? Gothic. Ti piace il gothic, perché? E perché mi piace. Vabbè, ma sei veramente... No, allora, il gothic? No, allora, a me piace il metal, quello in cui c'è voce appunto femminile e voce maschile. Okay. C'è quel dualismo in cui la voce femminile tende a fare più l'estensione, tutti i cori, mentre invece la parte maschile è quella che pesta pesantemente. Quindi è un cantato maschile, quindi un po' più importante, un po' grosso. Sì, assolutamente. E anche se c'è dentro una buona parte di epic metal, quindi molto. A me piace pesantemente. Infatti, musica, diciamo che il genere, cioè, sono quei gruppi magari del nord Europa, magari irlandesi, che fanno quell'epic metal, l'epic gothic metal, diciamo, un po' così. Okay, un po' sono di... anche un po' particolari. Il backstage di Happy Hour continua. Insomma, parlavamo del Giappone, di questa sorpresa, perché il giapponese scatenato, io sinceramente non me lo immagino. Invece, insomma... Sì, poi vabbè, quando ti incontra nei meet and greet organizzati anche dalla casa discografica, è molto molto educato, quindi non ti salta addosso. O anche capitava di essere al ristorante, mangiare, vedi le persone che ti guardano, ti indicano, sorridono, si organizzano, preparano dei fogli, così poi aspettano che finisci di mangiare, non ti disturbano, e poi vengono lì a chiederti l'autografo e la foto. Invece noi italiani veniamo lì, siamo un po' più, ti battono sulla mano, sulla spalla, dammi l'autografo, tu sei lì con la bocca piena, stai ancora mangiando, masticando. No, quindi no, molto molto rispettosi, però sono molto scatenati, passionali, e no, è bellissimo, cioè devo dire che sono stata fortunata, vabbè, fortunata a poter fare di questo un lavoro, però fortunata anche di poter avere successo in un mercato come quello giapponese, che è così particolare e che dà tante soddisfazioni soprattutto. E tu vai spesso, mi dicevi, in Giappone? Sì, sono stata 16 volte. E quindi sai parlare qualcosina di giapponese? Qualcosina. Dai, di qualcosa agli amici. Ciotto.
Konnichiwa Chiara Letizia des, che vuol dire ciao, qua è Chiara Letizia. E poi, su ordinarmi il cibo. Poi, no, sai la cosa pazzesca del giapponese? Il fatto che i numeri 1, 2, 3, cioè i cinesi, san yo, eccetera, eccetera. Però per ordinare il bicchiere la bottiglia di birra, non puoi dire uno, come in italiano è una bottiglia di birra, un piatto di agnolotti, cioè uno. Hanno nomi diversi a seconda se sia un piatto oppure una bottiglia. Infatti io su quello un po' rozza, va i numeri cardinali, primo, secondo e terzo, che quelli non cambiano mai. Loro chiaramente vedono, è un errore grammaticale, però si rendono conto, apprezzano lo sforzo. Soprattutto perché mi verrebbe da dire, vorrei vederti in giapponese ordinare un piatto di agnolotti a Tokyo. Di agnolotti, beh, no, di gyoza però, i gyoza, Ichimai, un piatto di gyoza. Ma quando sei all'estero, cosa ti manca dell'Italia? Se ti manca qualcosa, il cibo manca. Non mi manca il caffè, io non bevo caffè, quindi io sono abbastanza tisana, zen, sono abituata in Oriente. Non mi manca il caffè perché non lo bevo mai, però la pasta fatta in un certo modo, il cibo italiano manca, quello manca, ma non la prima settimana, non la seconda, ma anche la terza. Dopo un mese inizio ad andare in crisi d'astinenza. In crisi d'astinenza di spaghetti e allora, al pomodoro. Se c'ho la fortuna di avere un cucinino in cui fare, ci si organizza, si va a comprare la pasta e il suo, lo si imbastisce in qualche modo, si non cucina. È la stessa cosa, quindi si e per la rubrica io cuoca, lui meno, insomma, Marco il cuoco milantatore, cara Chiara, lui insomma dice di saper cucinare, ma non è vero assolutamente, ha studiato da cepu, esatto, dei cuochi. Ma qual è la tua specialità? Ma no, è una domanda difficile. Sembrerà strano la cosa studiata da tavolino, perché c'è la cantante che va in Oriente, che va molto in Oriente, sì, ma i miei piatti tendenzialmente sono quelli orientali. Ma non è vero? È vero. Cosa sai fare? So fare per esempio sushi, so fare piatti di Giappone, alcuni piatti giapponesi, piatti indiani. Ma è sushi, è pesce crudo. Cosa sai fare di piatto giapponese a parte il sushi? Ma allora so fare il ramen, so fare che sarebbe la zuppa? No, perché sai che ci sono quelli che prendono. Noi lasciamo il cartone. Il ramen praticamente è una zuppa. Buone. È una zuppa con vari, con i funghi cinesi, giapponesi, con della carne che sembra un po' tipo la nostra porchetta, con varie pietanze, loro hanno varie verdure, hanno vari prodotti particolari, e con le tagliatelle, diciamo. Quindi è una sorta di zuppa. E ti viene bene questa? È abbastanza, dipende dai giorni, però. Hai visto che cuoco? Ma allora, il cuoco, tu devi far fine, almeno io sono bravissimo. Poi allora, sei magro, già un poco magro. Hai visto? T'ha beccato! La cantante metal t'ha beccato, Marco, sei un millantatore. No, perché io cucino, però faccio anche tanto sport, quindi. Ma alla fine della fiera, Marco, per Pasqua, visto che insomma siamo qua, siamo arrivati un a Pasqua. Un ottimo sushi, vuoi sapere? Un ottimo sushi. A Pasqua? Perché il sushi sta bene sempre. È proprio per lì. No. Mi piacciono le cose più. Ma sai, Chiara Letizia, siccome lui non sa fare nulla. Lo so. Bella torta salata, una bella torta, sì, pasqualina, una torta di nakish con gli spinaci, con la ricotta, con sé le uova dentro. Caspita, mi stai facendo del fame. Quelle che vendono all'Esselunga, dillo Marco. Esatto. Io le compro prima, poi quando arriva la gente faccio finta di tagliare un po' di cose. Ma tu lo sai, Marco, che sei ricercato da Gordon Ramsay? Nel senso che vuole darmi un lavoro, perché in quel caso potrei farmi trovare volentieri. No, lui vorrebbe prenderti a calci nel lato B, perché dice che sei un millantatore e che non sei un cuoco. Vabbè, digli di venire, poi gli faremo una zuppa giapponese. Va bene. E io ho un'altra domanda per Chiara Letizia, perché ormai siamo alla fine della puntata, perché è stata una puntata molto molto ricca. Tu sei modella, sei scrittrice, ho letto sei anche stata assistente alla regia per il teatro, drammaturga, hai scritto una pièce, ovviamente sei anche una rockstar, ma quale di queste attività insomma preferisci? Se c'è qualcosa che preferisci? No, era cantare, comunque il discorso musica
è quello che preferisco. Poi in realtà mi piace tutto quello che faccio, perché alla fine sono modi di, è tutto un po' nell'ambito dell'arte, quindi sono modi diversi di concepire, secondo me, un modo di essere, un modo di vivere. Quindi sì, forse la musica, soprattutto perché al momento mi sta prendendo parecchio e a 360 gradi, quindi dovessi rispondere adesso alla musica, molto più magari del discorso, ecco, modella, fare le foto, anche se secondo me comunque nel fare le foto, perché a me non è mai piaciuto fare la modella dal punto di vista sfilata, diciamo, però più dal punto di vista delle foto, perché comunque ci sono delle foto che sono molto artistiche, alla fine si può esprimere la propria personalità anche così. Secondo me sì, con un buon fotografo che riesce a catturare la giusta alchimia tra fotografo e modella, assolutamente sì.